Sarà meglio chiamare Sam il pompiere. Non possiamo, la nostra radio è nella tenda. Corro al centro di soccorso per chiamare i rinforzi. Io e Trevor porteremo tutti al sicuro. Andiamo, ragazzi. Spero solo che il fuoco non si propaghi fino alla foresta. Zio Sam, le batterie sono a posto. Molto bene, James. Hai completato il gioco del pompiere Sam. Urrà! Ora ho bisogno di silenzio per finire questo. Siamo tornati! Oh, zio Sam, ho visto qualcosa che non va. Ma non è dentro casa. Che succede, James? C'è un incendio sulla montagna. E dove si trovano gli esploratori? Meglio avvertire la caserma. C'è un incendio sulla montagna di Ponti Pandi. C'è un incendio sulla montagna di Ponti Pandi. I sentieri sono troppo stretti per Jupiter. Dovremmo prendere Venus. Usiamo l'idrante, Penny! Dobbiamo contenere il fuoco! Ci penso io! Ce l'abbiamo quasi fatta, Penny! Ma ci servirebbero dei rinforzi! Resisti, Sam! Sto arrivando! Ottimo lavoro di squadra. Sentite anche voi puzza di bruciato. Oh, la mia casa! Il mio pipistrello! Oh. Ah, ma che bella serata tranquilla, Charlie. Mi aspettate, chiamo Sammy il pompiere. Bip, 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 bip. Scansione in corso. Via libera in cucina. Il capitano Steele ha finalmente rinunciato a rubare le mele caramellate. È proprio lì dietro, Elvis. Oh, oh. C'è un incendio alla festa dei bambini, presso la trattoria. C'è un incendio alla festa dei bambini presso la trattoria! L'incendio sta peggiorando! Bambini, sdraiatevi a terra! State più in basso possibile! Forza! Facciamo come dice Penny! La porta è bloccata, sono intrappolati sul retro. Elvis, prendi la manichetta, io utilizzerò il piede di porco. Pompiere Sam, ossigeno 100%. Pronto, Elvis? Pompiere Pronto, Sam. Ossigeno 100%. State tutti indietro!
Uno alla volta. Prendete la mia mano e camminate accocciati. Così, Mandy, vieni verso di me. Dove sono Sarah e James? I bambini sono in salvo, signore. Tenga tutti lontano finché non avremo domato le fiamme. Preparati per il calcio di rigore del secolo. Oh, fermo! Guarda, impara da un vero professionista. Ecco come si tira un calcio di rigore. Oh cielo! Ma è autogol! Sì! Gol! Adesso basta con il calcio, Norman! E cerca di stare attento con la... Pizza! Mamma mia! Ma che hai combinato? Mi dispiace tanto! Pulisco io questo disastro! Tu tira fuori dal forno la pizza con il salamino e portala a Ben, al molo! Va bene, bella lasagna! Non è giusto! Mi sto perdendo la partita di calcio per questa stupida pizza! Ecco! È così che si gioca in attacco! Ed è così che si gioca in difesa! Beh, qui non c'è più niente da fare. Potremmo anche andarcene a casa. Ed è così che si fa una rovesciata! Oh, la mia schiena! Questa pizza puzza un po' di bruciato. Un po' troppo di bruciato. Oh no! Aiuto! È fuoco! È fuoco! Gol! C'è un incendio sulla collina al parco di Ponti Pandi. C'è un incendio al parco di Ponti Pandi! Penny, dobbiamo spegnere il fuoco dal fondo della collina. Elvis, Ellie, fate uscire tutti quanti dallo stand. Ossigeno 100%. Oh, sta attento, Norman! Mi hai fatto cadere il remo! Credo di poterci arrivare! Oh no, è caduto anche il mio! Stiamo andando alla deriva! C'è solo una cosa da fare! Aiuto! Ma che succede? Sono Norman e Derek! Santo cielo! Sam! Aiuto! Ci siamo senza remi! Afferrate la fune! Grazie, pompiere Sam! Grazie! Voi due dovreste stare un po' più attenti in futuro. Scusaci, Sam! Zio Sam, guarda laggiù! Oh no, dobbiamo spegnere l'incendio prima che si propaghi. Che cosa? Dove sono i battifuoco? Il cosa? Le pale che erano laggiù. Vedi, il fatto è che le abbiamo usate come remi. L'ultima volta che le abbiamo viste erano in fondo al fiume. È stata tutta colpa di Norman. Non mi interessa di chi è la colpa. So solo che se non spegniamo subito quell'incendio si propagherà e anche in fretta. Non c'è niente di rotto. Ti verrà solo un bel livido.
Grazie al cielo, meno male. Si può sapere che stavate combinando qui? Ci stavamo solo allenando. Bene, spero che vi siate riscaldati prima di cominciare. Beh, io... E l'abbiate fatto gradualmente. C'è un incendio boschivo vicino al mulino. Un incendio boschivo vicino al mulino. Aspettate! Dove pensate di andare tutti? Nessuno di loro è nelle condizioni di lavorare. Ma c'è un incendio in un bosco. Temo proprio che tocchi a noi due prestare soccorso. Cosa? Oh, sì, noi due. Vado a prendere l'elmetto. State indietro, per favore. I soccorsi arriveranno presto. Dov'è il resto della squadra? Te lo spiego dopo, Sam. Ora siamo qui e siamo pronti all'azione. Bene, allora. È ora di spegnere questo incendio. Voi due prendete le manichette. Ah, io lo disperdo. Bene, e ora si va in scena. Ciao, ciao, Ponti Pandi. Sei stato bravo, Elvis. Oh, sì, ben fatto, Cridlington. Sapevo che ce l'avresti fatta. Bene, riposo, ragazzi. Torniamo alla stazione. Beh, non ci resta che vedere come se la cava Mike. Ciao, Ponti Pandi. Sono orgoglioso di presentarvi il nuovo membro della mia band. Ecco a voi il mago delle sei corde 2000. Ah! C'è un posto che conosco dove si salutano tutti. Il nuovo membro della tua band non è bravo quanto Elvis, non credi? Lo sarà! Mandalo al massimo, Joe! Oh cielo, oh cielo! Oh no! Questo Elvis non lo farebbe assolutamente mai! Papà, devi scendere! Qualcuno chiami subito il pompiere Sam! Il robot chitarrista di Mike Flood è andato fuori controllo e ha dato fuoco al palco. Il robot chitarrista di Mike Flood è andato fuori controllo e ha dato fuoco al palco. Elvis, tu ed Ellie con Jupiter. Penny, tu e Arnold con Venus. Io arrivo con Mercury. Ellie, Arnold, portate tutti al sicuro. Elvis, vai a spegnere il generatore. Benny, occupiamoci del fuoco. Ricevuto, Sam. Sam. Generatore spento, Sam. Non credo che il mago delle sei corde 2000 arriverà mai al suo assurdo. State tutti quanti indietro. Sì, da questa parte dovete stare almeno a 5,5 metri di distanza per essere al sicuro. Missione compiuta! Sì! Attento, Sam! Questo tunnel si allaga spesso, è molto pericoloso. Aiuto! Tranquilla, Mandy! Sto arrivando! Stai bene, Mandy.
Bevi un po' d'acqua. Grazie, Penny. Non mi sono fatta male, ma sono scivolata. E sei finita in un crepaccio. Che cosa ne pensi, Penny? Non posso tirarla su! Non c'è spazio per tutte e due! Dobbiamo trovare un'altra strada. Cos'è questo rumore? Due esperti sono meglio di uno. Che cosa sta succedendo laggiù? Sento il capitano Steele che lavora sul carrello ferroviario. Oh, le saranno spuntate le ali da pipistrello e sarà appesa a testa in giù. Povero pipistrello Mandy. Moose, per caso hai una mappa delle grotte? Sì, proprio qui. Ecco le grotte. Percorrono la montagna in questo modo e le vecchie miniere si addentrano nella montagna in quest'altro modo. Si avvicinano molto le une alle altre. E qui è dove è intrappolata Mandy. È tutto pronto grazie a due esperti. Ma servono anche due guidatori. Allora, chi viene con me? Tra noi due, l'esperto in salvataggi sei tu, Norris. Penny, riesci a sentirmi? Penny! Sam! Eh? Siamo qui! Sam! Laggiù! Vai indietro, Penny! Resta dietro di me, Mandy! Sta tremando tutta la montagna! Sta tranquilla, Mandy, è Sam! Dalla sua parte, Sam. Penny, è il momento del piano B. Ricevuto, Sam. Più veloce, Ben. Sta attento al ghiaccio. Sam, siamo bloccati dal ghiaccio. Ricevuto, Penny. Tom, mi senti? Avremo bisogno di Wallaby 1. Sto arrivando. Sono i treni fuori controllo e che vanno in fiamme. Ti prego, fa qualcosa, Normax. Ok, Normax farà una telefonata alla mamma. Dirò ai miei amici alieni di venire qui col mio dispositivo di comunicazione interstellare. Ci salveranno. Quella è una scarpa, Norman. Norman, non è il momento per... Shh, sono al telefono. Portami sopra il treno, Tom. Tranquillo, Sam! Normax, guarda! Ha funzionato davvero! Oh, è un vero UFO! UFO! Alieni! Norman! Shh, mi sto nascondendo dagli alieni! Scusa, Sam! Dobbiamo ritornare al centro di salvataggio e aspettare che la bufera sia finita. C'è troppa neve qui fuori. Ho trovato la neve. Fammi scendere qui, Tom. Davvero impressionante! Un alieno è atterrato sul tetto!
Non era un alieno, Norman! Era lo zio Sam! Ma è chiaro, io lo sapevo!